Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi faremo un unboxing di una borsa che mi è stata regalata in questi giorni. La borsa in questione è la Jacquemus, sperando si pronunci così, e adesso ve la faccio vedere. Questa borsa è stata presa sul sito di Farfetch, come potete vedere qui c'è il logo, e adesso procedo con l'unboxing. Qui la borsa si presenta nella sua bag, qui c'è il logo. C'è la sua tracolla e questa è la borsa. La borsa in questione si chiama Le Bambino ed è la versione più grande di Jacquemus, perché di questo tipo di borsa ne esistono veramente di tantissimi tipi, tra cui molto più piccoli, questo appunto è il più grande, però a me piaceva tantissimo e sinceramente di avere la borsa più piccolina dove non ci sta dentro niente, anche no, perché comunque questa è una borsa che un pochino di soldi li costa. Quindi, siccome mi piaceva molto come erano fatte appunto queste borse, ho visto che c'era anche il modello grande, che trovo davvero bello. L'ho presa nera perché nero secondo me sta bene un po' con tutto. E nulla, la spedizione con Farfetch ci ha messo all'incirca una settimana abbondante, però è tutto a posto, la borsa è arrivata nella sua sportina qui, senza nessun tipo di segno di usura o di sballottamento durante il trasporto, quindi tutto a posto. È dotata anche di questa tracollina che adesso metto. Mi piacciono molto i dettagli dorati. La borsa con anche la tracolla. La trovo molto elegante e secondo me sta bene con un pochino tutti i tipi di outfit, vabbè, ovviamente un pochino eleganti, ma secondo me anche con una tuta questa borsa ci può stare. Qui è loggata in fondo, come tutte le loro tipologie di borse, però ecco appunto quello che la distingue dalle altre è che questa è davvero la più grande. La borsa sul retro ha questo scomparto qui, che è una tasca dove secondo me il telefono ci sta. Adesso ci provo. Provo a mettere il telefono. Sì, ecco, volendo il telefono ci sta, però fa un pochino di rilievo che non è molto bello da vedere. E all'interno è fatta in questo modo. Ah, intanto qui la clip che si chiude così e la borsa è fatta in questo modo qui. È bella spaziosa, perché devo dire che ce ne sta di cose. E dentro è color, boh, un beigiolino chiaro, davvero carino. Ma la cosa che mi piace di più è che abbia questa tracolla molto larga. Secondo me è proprio comoda da portare. Adesso provo a vedere cosa ci sta dentro. Al suo interno ci sono state tutte queste cose e devo dire che c'è ancora dello spazio, quindi la spazzolina piccola. Vabbè, mascara, lucida labbra, gel igienizzante per le mani, una cremina mani, le chiavi sia di casa che della macchina, una power bank e le AirPods, un portafoglio non di quelli grandi, ma comunque non è neanche troppo piccolo, ma ci sta anche quello grande perché è grande com'è, e il telefono. E la borsa non è stata riempita al 100%, quindi io ve la consiglio tantissimo perché
Se dovete fare una giornata fuori e stare fuori tutto il giorno e vi serve una borsa un pochino più capiente, qui ci sta dentro tutto. E poi davvero, io non so se rende in video, ma è veramente bella. Cioè, io non credevo fosse così bella, sinceramente. È forse una delle borse più belle che ho. Comunque, la devo ancora usare perché prima volevo fare questo video prima di usarla, quindi questo weekend la testerò assolutamente e vediamo se manterrà le aspettative, che sono molto alte. Non vedo l'ora di usarla. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia servito nel caso in cui voi foste indecise se prenderla o meno, o se prendere il modello più piccolo o il modello più grande. Io vi consiglio il modello più grande, ma perché per l'uso che ne faccio io ho bisogno di una tipologia di borsa così. Fatemi sapere se questa tipologia di video vi è piaciuta, perché mi sono divertita a farlo, è un video un po' nuovo sul mio canale, non ce n'era ancora uno di questo tipo. Fatemi anche sapere nei commenti se avete qualche borsa Jacquemus e quale misura avete. Se il video vi è piaciuto potete anche lasciare un cuoricino e iscrivervi al canale, che mi farebbe davvero molto piacere. Da me e dalla mia borsa è tutto, ci vediamo nel prossimo video, ciao!